Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio canale. Oggi farò un video sui prodotti finiti che ho utilizzato nel mese di marzo. Andiamo subito a vedere cosa ho utilizzato e come io mi sono trovata. Allora, partiamo da bagnoschiuma, saponi per le mani. Io ho usato questo bagnoschiuma qua. È della Vidal, nutre e rigenera all'olio di argan, di origine tutto biologico. È molto buono, lascia il profumo sulla pelle, non fa eccessivamente tanta schiuma e deterge delicatamente la pelle, la nutre, non la fa seccare. Io mi sono trovata veramente bene, penso che lo riacquisterò. Poi abbiamo questo qua, che è un sapone mani con antibatterico, è quello di felce azzurra ed è alla menta e lime, è un 750 ml. Io acquisto sempre le ricariche perché sono più comode, occupano meno spazio e soprattutto c'è meno spreco di plastica, perché io ho proprio il contenitore dove vado a travasare il prodotto. Anche questo è molto buono, avendo anche l'antibatterico disinfetta molto le mani e il profumo si sente tanto, quindi se volete provarlo, questo è ottimo. Io voglio provare altre profumazioni. Poi abbiamo, finita la nostra doccia, abbiamo dell'L'Occitane, questa qua, che è un latte corpo ai fiori di ciliegio. L'ho pagato questo 23 euro ed è un, se vi dico, 250 ml. È molto buono come prodotto, è un latte corpo molto fluido, ha una profumazione buonissima, molto fresca, e soprattutto se lo utilizzate anche in estate, all'interno della crema ci sono dei piccoli brillantini, quindi vi lascia anche la pelle molto molto luminosa. Questo è molto molto buono. Poi, per quanto riguarda dentifricio, io utilizzo questo qua della Marvis, utilizzo solo questo ed è un ottimo dentifricio, tiene i denti molto bianchi. E noti, ad esempio, quando magari non lo si trova, perché c'è stato un periodo che io purtroppo non lo trovavo, lo compravo solo da Tigotan. Gli altri dentifrici non mi piacevano tanto come questo, riguardo il profumo e comunque riguardo lo sbiancaggio dei denti. Questo noto che li rende molto molto bianchi. Poi passiamo alle creme mani. Allora, creme mani, io ho utilizzato queste due qua, questa di Rocher alla pur arnica e camomilla con arnica bio, questa è veramente ottima. Questa la vado a utilizzare quando hai tanto le mani screpolate, o comunque adesso che ci si lava spesso le mani. Questa noto che te le rende morbide ed è molto curativa. E poi soprattutto ha un profumo veramente buono. Poi abbiamo questa qua della Dove, che è una crema rigenerante mani. Io mi sono messa dietro i post-it per ricordarmi come mi sono trovata, perché sono tanti prodotti, comunque tendo sempre a cambiarli. Questa ha un'ottima texture, un ottimo profumo e soprattutto questo, se la utilizzate alla sera prima di andare a dormire, nutre tanto le mani di notte, quindi è una crema molto molto buona. Allora, poi abbiamo questa qua, che è della Essence, l'ho trovata tanto tanto tempo fa. Questa, nel senso che è molto buona e molto profumata, il fatto che è in mousse, è una mousse, come se fosse una schiuma per i capelli, e quindi è un po' strana, quindi non so dirvi se mi sono trovata bene oppure male, è buono come profumo. Poi, per quanto riguarda adesso i prodotti viso, prodotti skin care, allora, ho provato questo qua della Sienna, questo latte detergente con erogatore, ed l'ho trovato questo qua al Lidl, è con estratti di fiori di loto e seta, è molto molto buono e in più ha una profumazione molto fresca. Soprattutto questo è comodo perché non si ha lo spreco di prodotto, nel senso che avendo l'erogatore riuscite a metterlo sul pad o comunque sulla mano per poi andare a detergere il viso, ed è veramente comodo, quindi questo, se lo volete provare, è molto consigliato. Io poi adesso finisco quelli che ho, ma poi penso che è un prodotto che io vado a riutilizzare. Poi abbiamo della Yves Rocher, che ho finito, della linea Sebo Pure Vegetal, è un detergente scrub anti punti neri.
Questo qua lo potete utilizzare mattina e sera ed è veramente ottimo. E in più il tubetto non è eccessivamente grande, quindi se poi volete cambiare prodotto o provarne altri, questo è un 125 ml, quindi poi non vi stancate e potete anche andarlo a riprendere. Poi un altro prodotto finito come struccante occhi è questo della L'Oreal. Questo qua è sempre lo struccante bifasico, è quello in un mio video passato che io ho detto che non mi sono trovata tanto bene. Devo ricredermi, nel senso che forse ne mettevo troppo nel pad, quindi mettendone troppo entra negli occhi e a me fa bruciare gli occhi. Mettendone di meno, anche questo è un buon struccante, non come quello della Yves Rocher, poi è un parere personale, però anche questo è molto molto buono. Poi abbiamo queste due creme viso, che sono queste, sono della Vivi Verde e della Coop. Questa qua blu è una crema viso idratante protettiva per pelli normali, ha una buona texture, si assorbe subito, però non mi sono trovata così bene per dire la ricomprerei, ecco. Però è buona, se la volete provare puoi farmi sapere come vi trovate voi. Purtroppo ognuno col tipo di pelle che ha, non tutti si trovano bene con la stessa crema. Mentre questa qua rosa è sempre nutriente protettiva, però è per pelli secche e delicate. Anche questa è buona, si assorbe in fretta, ma anche questa, ahimè, come l'altra, non la ricomprerei. Il profumo non è sgradevolissimo, però mi dispiace, ma devo dire di no. Poi questa maschera qua, di Sephora, è una maschera viso. Io purtroppo questa devo dire che non mi sono trovata proprio bene, perché appena l'ho applicata sul viso sono dovuta correre a toglierla, neanche 30 secondi, a me bruciava subito la pelle. Infatti una volta che l'ho rimossa la mia pelle era un po' arrossata, sono dovuta correre subito a mettere una crema idratante. Quindi non so, ne ho altre da provare, quindi non so se è questa qua fucsia che mi dà problemi piuttosto che altre, quindi poi vi farò sapere. Poi ho finito questi qua, che sono i pad della Cotoneve, sono 40 dischetti e hanno due facce, nel senso che una è bianca, liscia come i classici dischetti in cotone e quindi l'è andata a utilizzare sugli occhi, mentre l'altra è tutta puntinata di blu. Questo ha un effetto anche peeling, quindi anche sul viso va a lisciare la pelle del viso. Con questi io mi trovo bene. Diciamo che di dischetti struccanti ne ho provati tanti, alcuni mi sono trovata bene perché sono un po' più sottili, un po' più compatti, mentre altri, essendo un po' più spessi, prendono tanto prodotto, quindi c'è proprio lo spreco di prodotto e non mi sono trovata bene. Poi abbiamo questa matita qua, che è una matita per le sopracciglia della Pupa, è la 004. Da un lato ha il pettinino, è una mina girevole, non è temperabile, e questa è ad alta precisione, io mi trovo veramente bene. Utilizzo queste oppure quelle di Yves Rocher. Non utilizzo mai per sopracciglia matite temperabili, quindi questa ve la straconsiglio. Poi per quanto riguarda i balsami labbra, che mi sono trovata veramente bene, ho provato questo qua della Labello e quello della Sienna. Questi qua sono quelli, diciamo, idratanti, semplici, bianchi. Questi li utilizzo sotto al burro cacao normale o comunque sotto a un gloss, giusto solo per idratare le labbra. Poi abbiamo questo qua della Ven. Questo l'ho dovuto acquistare quando proprio mi si sono seccate del tutto le labbra, che mi si sono fatti dei taglietti. Questo qua mi sono trovata veramente bene, me le ha curate subito, quindi lo straconsiglio. Questo qua lo trovate o in parafarmacia o in farmacia quando trovate il rivenditore Aven. Poi ho questo qua della Labello. Il Labello, questo qua è allo Sherry Shine. Questo qua non ce n'è più, questo è il colore. È un rosato, questo lo utilizzo tutti i giorni io, al posto del rossetto che io non li metto. Questo qua dà un colore rosato alle labbra, non è eccessivo, lo potete mettere quante volte volete perché idrata le labbra, non le fa seccare, quindi siete a posto per tutto il giorno. Poi abbiamo questo qua, che non penso che si veda in camera, è della Kiko. Anche questo è un balsamo labbra ed è sempre anche questo un rosato. Anche questo non fa seccare le labbra, lo potete utilizzare tutte le volte che volete. Vediamo se c'è qualche numero. Sì, questo è un 302 Cranberry.
e questo è veramente veramente ottimo, ve lo straconsiglio. E con questo è tutto, ragazze. Io e i miei prodotti finiti di marzo vi salutiamo. Mi raccomando, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e lasciatemi anche dei commenti. Al prossimo video. Ciao!